freddo. All'interno dei parchi dell'Emilia Centrale si può pescare nei torrenti, ma si può pescare in tutti i tipi di torrenti all'interno del territorio? No, la pesca è libera nei torrenti principali. Le aree, i torrenti più piccoli, chiamiamoli ruscelli, sono quasi sempre zona di riserva o zona di ripopolamento, nei quali la pesca non è permessa. E queste aree vengono ripopolate con delle trotelle piccole che poi nell'andare del tempo scendono a valle e praticamente ripopolano i torrenti più grandi. E qui ci troviamo in un'area di pesca regolamentata in base alla legge regionale che consente ai comuni che sono concessionari del diritto dell'area di regolamentare le zone in base a degli interessi turistici, chiamiamolo. C'è quest'area qui che è un'area dove siamo adesso, è un'area no-kill, dove è permesso diversi tipi di pesca, a mosca, a spinning, però il pesce deve essere catturato e rilasciato. E per poter pescare occorre munirsi di un permesso di pesca al costo di 10 euro. Questa zona è formata da molte briglie ed è un vantaggio notevole perché anche durante i periodi di siccità la briglia mantiene il fiume, mantiene molta acqua nel suo alveo e si può pescare tranquillamente. Abbiamo ripopolato tutto il fiume del No-Kill, tutto il torrente, con l'emissione di trote fario autoctone. Si chiama trota mediterranea e abbiamo ripopolato, ecco, così i pescatori si possono divertire perché durante l'inverno le piene molte volte portano il pesce a valle. Bruno, la vedo intenta a pescare, cercavo di capire con che modalità lei sta pescando. Dunque, io sto pescando, si chiamava la camogliera perché prima erano 5 moschine, ora non si può più, sono 2 le mosche da adoperare. Questa pesca qua non si adopera la coda di topo, si adopera il filo normale, è un filo di 22, però che tiene fino a 10 kg normale. La canna è molto flessibile, come quella canna da mosca è flessibile, come quella per la coda di topo, la canna è la stessa. Nizzi, invece lei che tipo di pesca sta facendo? Io tento fare la pesca tradizionale con amo singolo, senza artiglione, verme, pamola o portasassi. Amo senza artiglioni, in modo da poter slamare la trota facilmente. La più diffusa qui in montagna, perché sia lo spini, sia la mosca, sia il cucchiaino è venuto dopo, non quando noi dei ragazzi andavamo a pescare. Quindi usa praticamente le scavive, il verme? Verme oppure porta sassi a secondo del periodo della stagione. Questa è una pesca col cucchiaino, di solito io pesco con cucchiaini rotanti. Come funziona? Perché non sono veramente pratici. Sono dei lanci praticamente con recupero dove questo cucchiaino fa praticamente delle rotazioni dove attira il pesce.